Buongiorno Shure, buongiorno Shure. Video ricetta. Oggi faremo le patatine di ceci. Patatine come le patatine fritte in stick, ma di ceci. Quindi abbiamo bisogno di 100 g di farina di ceci, 50 g di farina di mais, olio, rosmarino, un cucchiaio di sale grosso e 600 ml di acqua. Prendiamo una pentola, versiamo la nostra acqua . Ho aggiunto il sale grosso che non riuscivo a farvi vedere e dobbiamo portare in ebollizione. Allora, l'acqua sta bollendo, come vedete, versiamo le farine, tutte e due. Ora dobbiamo girare fino a che il composto non diventa solido. Se si creano dei grumi, li frullo. Quindi adesso giro un po'. Prendo la frusta. E giriamo per 2 minuti. Il composto deve venire bello, liscio e omogeneo. Vedete? Non ha grumi, quindi vado avanti col mescolo di legno. Stavolta è venuta bene, l'altra volta invece mi era venuta con i grumi, però io col mini pinner li ho tirati via, quindi tranquille se vi capita. Mescoliamo per circa 2 minuti. Nel frattempo prepariamo la nostra teglia da forno e lo aggiungiamo, perché dobbiamo stendere il composto. Allora, solo che io non trovo la teglia, perché mi sa che mio marito non so dove l'ha messa. Quindi lo metterò sulla carta da forno. Trovata la teglia. Allora, spruzziamo dell'olio. La cosa è meglio che la fate prima, non all'ultimo momento come sto facendo io. Spalmiamo per bene. E versiamo il composto. Nel frattempo ho acceso il forno. E lo stendiamo. Bisogna essere veloci
perché si asciuga in fretta. E voilà, adesso lo lasciamo raffreddare. Allora, mi sono dimenticata di mettere il rosmarino, andava messo nell'acqua bollente. Ora io glielo metto un po' sopra così, però andava messo nell'acqua perché comunque rilascia insomma le proprie odori, sapori. Io glielo metto così, però voi ricordatevi che va messo quando l'acqua bolle, cioè quando, mentre l'acqua si fa. L'impasto si è raffreddato, ho messo la carta da forno sopra la teglia e ho girato la teglia e quindi si è depositata tranquillamente qui, come fare una frittata. Adesso andiamo a fare tutti gli stick. Li fate larghi quanto volete. E li tagliate, insomma, devono essere a sposto per farvi vedere meglio. Così, sì, già è larga, la possiamo tagliare ancora. Mi è venuto in mente che forse con questo qui viene meglio. Sì, figo! Allora, riprendiamo la nostra teglia, quella di prima, la ribagniamo con l'olio, perché dopo ci andremo a mettere su tutti gli stick. Preso l'olio, facciamo lo stesso procedimento di prima. Con questo lo spalmo per bene. Mettere un altro pochino, poi regolatevi voi, deve essere, insomma, le patatine non si devono attaccare perché devono rimanere croccanti, ma non si devono attaccare. Ok. Quindi per farvi vedere, adagiamo le nostre patatine, che così lo tolgo anche da qui e anche per me è un po' più facile. Questa è troppo grossa e la taglio, ed con questo è veramente comodo, vedete? Allora, ho tagliato tutti i miei le mie patatine, fatte a stick, ci ho messo sopra rosmarino perché ovviamente se la mettevo nell'impasto sarebbe stata all'interno, quindi io l'ho messa su per dargli sapore, però voi ricordatevi di mettere il rosmarino nell'acqua che andiamo a preparare prima, insomma, di mettere i nostri ingredienti. Adesso lo mettiamo in forno. Allora, dobbiamo cuocere in forno caldo a 200 gradi per 30 minuti. Gli ultimi 5 minuti dobbiamo smuovere con una paletta le nostre patatine per girarle. E poi sono pronte. E quindi ci vediamo dopo quando sono pronte. Ecco qui le nostre patatine, risultato finale, provatele perché sono veramente buone e salutari. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ricordate di mettermi un like, di iscrivervi al canale.
di seguirmi su Instagram e basta. Ci vediamo al prossimo video.